Cioè, ma, essere a disposizione ieri per quei 14 minuti, insomma, una partita molto particolare, ti è scocciato? No, sì, no, scocciato sicuramente, perché insomma, purtroppo ero uscito 2 minuti, 3 minuti prima che si bloccasse la partita. Avrei avuto piacere a partecipare anch'io a questi ultimi 15 minuti, però l'importante era portare a casa i 3 punti. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio tornando al primo Padova-Torino, no? Nel momento della sostituzione che hai rimesso la maglietta in faccia, almeno ho visto quello, freddo. Hai freddo? Avevo leggermente freddo. Era un gesto così. Mi stavo coprendo. Era un gesto così, insomma, un po' deluso per il cambio oppure perché... Tutti i giocatori vogliono sempre giocare, quindi non è la prima volta, insomma, che un giocatore è dispiaciuto che esca, soprattutto in una partita importante come era quella di Torino, insomma, che ero anche nervoso di aver sbagliato un gol abbastanza facile, insomma, ero un po' nervoso, ma tutto lì. Lì a proposito, cosa ti è mancato? È stato un... eri sicuro? No, ho sbagliato. Semplicemente fanno, sbagliato. Si sbagliano, è andata male, l'ho sbagliato. Ascolta, non per insistere, ma col Gubbio poi c'è stata anche un'altra occasione, insomma, che magari... io l'ho vista dalla televisione, non ero lì, però apparentemente sembrava facile. Sì, ma ci sarà magari anche dopodomani, la sbaglierò di nuovo. Sarà anche magari dopo le feste, la sbaglierò di nuovo. I gol si fanno e si sbagliano. C'è il periodo che l'attaccante gli sbatte addosso ed entra da sola, c'è il periodo in cui non puoi fare quello che vuoi che la palla non entra. Purtroppo, insomma, sarebbe troppo bello se ogni tal volta che si arriva davanti alla porta si facesse gol, vuol dire che fare 40 gol all'anno. Questo mi sembra impossibile, quindi... sicuramente c'è da migliorare quando si arriva sotto porta, di essere un po' più concentrati. Col Gubbio è stato un po' sfortunato perché la palla ti è rimasta dietro. Il Gubbio è rimasta dietro la palla, quindi ho dovuto cambiare totalmente posizione del corpo e per calciare. Però al di là di questo, insomma, ripeto, i gol si fanno e si sbagliano, quindi poi il primo deluso sono io quando sbaglio quel gol là, perché è normale che ci resti male. Però insomma, il calcio è questo. Dico, da anche un po' colpa del campo, forse, che era un po'... No, non lo so. Non so cosa sia successo, la palla, insomma, a un certo punto non ce l'avevo più sul destro, mi è rimasta sotto le gambe, quindi ho dovuto calciarla di sinistra. Però non so se ha preso un effetto strano, non lo so. So solo che non ce l'avevo più dove pensavo di averla. Quindi dicevi tu un periodo no, non se ne da un po' ti manca il gol, perché l'hai sempre detto, insomma... Manca tanto e spero di poter fare un Natale un po' più sereno, perché ultimamente non sono sereno, perché comunque io non lo nascondo, quando non faccio gol mi manca un po' di serenità, e quindi è normale che la speranza è quella adesso innanzitutto di fare 3 punti dopodomani, che penso che sia l'obiettivo principale. Poi a livello personale riuscissi anche, insomma, a sbloccarmi, visto che sono 4-5 partite, se non sbaglio, che adesso mi manca il gol, insomma, sarei contento. Senti, facendo un primo bilancio, comunque 6 gol li hai fatti, se non sbaglio, sono 6, giusto? Se non li ho contati male. Sei comunque soddisfatto? Insomma, adesso siamo a Natale, mancano 2 partite alla fine del giorno d'andata. Facendo un bilancio generale a livello personale? Se dovessi fare un bilancio a livello personale, insomma, fino a oggi penso di essere soddisfatto. Sia a livello personale sia a livello di squadra. A livello di squadra abbiamo 34 punti in classifica, ma ancora una partita, e quindi insomma penso che abbiamo fatto bene. A livello personale mi sento soddisfatto, penso di aver sbagliato poche partite, insomma, al di là che poi non ho fatto gol in tutte le partite, però anche in altre partite dove non ho trovato il gol penso di aver fatto delle buone prestazioni. Qualche partita è stata sbagliata, ma è normale, su 18 partite, insomma, ci sta che uno sbaglia 2-3 partite, quindi tutto sommato, insomma, mi sento soddisfatto, sì. Però c'è da dare sempre di più, è normale, quello è sotto il tetto. È stato solo un
quarto d'ora contro il Torino, però serviva anche per trovare un attimo di serenità dopo la sconfitta col Gubbio. Sì, è normale, anche uno, insomma, anche guardando la classifica, anche se la classifica oggi ancora è presto per guardarla, però insomma, guardando la classifica, sei 34 punti, solo c'è davanti il Verona a 37, che è comunque una sorpresa in questo momento. Tutto sommato, insomma, serviva anche per dare un po' di serenità, però non penso che era... Non è che non ci fosse questa serenità, ecco, voglio dire, è normale che eravamo coscienti di aver perso una partita a Gubbio, che dobbiamo cercare di migliorarli questi difetti, perché sono partite che se non le vinci non le devi perdere, quindi devi portare a casa almeno un punto. Poi di quello ne eravamo coscienti, però ripeto, insomma, il campionato è lungo e le partite si possono perdere, non è che... Mi mancano magari un po' di stimoli contro le squadre piccole, cioè quello... No, non è una questione di stimoli, se fosse una questione di stimoli vuol dire che allora, insomma, sarebbe un grosso problema. Non è una questione di stimoli, è una questione che quando giochi con queste squadre piccole si chiudono 11 dietro la metà campo e vi posso assicurare che trovare gli spazi giusti per arrivare in porta è difficilissimo. È normale che tu incontri il Sassuolo, il Torino, la Sampdoria, tutte queste squadre grosse qui, non si chiudono 11 dietro la metà campo, ti lasciano degli spazi, ti fanno giocare. Come noi facciamo giocare gli altri, perché noi non ci chiediamo 11 dietro la metà campo, noi siamo una squadra che cerca di giocare a calcio e di creare più occasioni possibili da poter fare gol, e di conseguenza le altre squadre trovano comunque il modo di poter giocare, mentre noi quando andiamo su questi campi qua, che comunque c'hai 7-8 difensori sulla linea difensiva, riuscire a trovare il buco per andare in porta non è facile, e quindi quelle partite lì noi le soffiamo, però devi cercare, insomma, come ho detto prima, quelle partite lì se non riesci a vincere devi anche, se brava, non perdere. Quella è l'unica cosa che dobbiamo migliorare. Con la Nocciolina quindi vi aspettate un atteggiamento simile, anche se la Nocciolina comunque è una squadra che gioca. Sì, è una squadra che gioca, però insomma, se non sbaglio c'è 15 punti in classifica, quindi la classifica per loro comincia a diventare un po' brutta. E sicuramente, insomma, sarà una squadra che viene a Padova pensando prima di non prenderlo.